Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella sala di lettura, sita in Viale Cappuccini 93. Qui c'è la possibilità di consultare tanti testi, testi che raccontano la vita, le opere, la straordinaria figura di quest'uomo, Padre Pio da Pietrelcina, un uomo, un frate, un santo. Da questo testo, che tra l'altro potete consultare anche qui in sala di lettura, ci rimanda ad un altro testo. Ecco, il racconto è questo: Carmela Marocchino, che è figlia spirituale di Padre Pio, racconta, riprende questo fatto Padre Alessandro. Una volta, siamo nel 1954, mi procurai il libro della Winowska, che in parte meditò e scrisse nella casa di Maria l'Americana, siamo Maria Paila, San Giovanni Rotondo, il vero volto di Padre Pio, per farne dono poi a mio fratello Gerardo, che era emigrato negli Stati Uniti. Inviai il pacchetto a Padre Pio per farlo benedire, con la segreta speranza anche di un pensierino scritto di proprio pugno. Ma quale non fu la mia sorpresa quando Padre Pio, invece di benedire quel pacchetto, lo aprì. Quindi aprì, estrasse questo libro e chiese una penna all'architetto Gentile. Ecco, l'architetto Gentile è il progettista della nuova chiesa, la grande chiesa di Santa Maria delle Grazie, il santuario di Santa Maria delle Grazie qui a San Giovanni Rotondo, e cominciò a tracciare dei lunghi tratti di penna orizzontali e verticali sull'immagine del vero volto di Padre Pio, della copertina. E ha detto: svergognato questo fotografo, come mi ha fatto brutto, meriterebbe solo di essere denunciato. Ma padre, questo è un ricordo da inviare a mio fratello in America. E dove trovi un ricordo più di questo? Allora, un ricordo tutto segnato. E da questo racconto, Carmela dice: a distanza di tanti anni, quel libro per me è veramente uno dei ricordi più belli.